Oh ragazzi, eccoci in questa nuovissima serie. Oggi mi attende un viaggio di più di 300 km direzione Piemonte. Andiamo a vedere un'azienda gigantesca, 700 ettari, riso, mais, Fiat, Ford, New Holland, chi più ne ha metta, quindi gli amanti di quelle macchine saranno sicuramente soddisfatti. Direi di non perdere altro tempo e partire subito e di non perderci neanche in chiacchiere, perché ragazzi ne vedrete delle belle. Siamo giunti a destinazione e quindi penso sia giunto il momento di andare a scoprire questa azienda. Oggi ci troviamo a Valmacca, in provincia di Alessandria. Siamo nell'azienda agricola dei fratelli Vanotti e qua con me Massimo, uno dei tre fratelli, che ci racconterà principalmente tutta quella che è la parte agricola di questa azienda. Poi andremo in una parte ancora più interessante, che è tutto il progresso tecnologico all'interno di questa azienda. Allora Massimo, ti volevo chiedere intanto cosa coltivate, su che estensione, e insomma un po' di dettagli, magari poi dopo andremo a parlare anche di cosa state trebbiando in questo momento, un po' delle produzioni in generale di questo anno che è andato bene in certi versi e peggio in altri. Insomma, dimmi un po', che estensione ha l'azienda, cosa coltivate principalmente? Sì, allora l'azienda si estende su circa 650 ettari, abbiamo vari tipi di coltivazioni, partiamo da una base di circa 65 ettari di riso, poi abbiamo circa 300 ettari destinati a seminativi in pianura, abbiamo una parte collinare dove principalmente produciamo erba medica o comunque fieno, e poi abbiamo invece una parte anche lì importante e stabile di appioppi, quindi soprattutto la zona vicino al Po, entro l'Argine, oppure anche altri terreni diciamo che sono idonei per questo tipo di coltivazione, dedicata quindi a pioppeti. Certo, appunto ci troviamo al confine tra Piemonte e Lombardia e molto vicino al Po. Volevo chiederti, i pioppi, produzione di carta o cippato, come vengono utilizzati questi pioppi? Sì, noi facciamo coltivazioni principalmente, diciamo, che durano una decina d'anni, quindi poi l'utilizzo dell'industria è soprattutto per l'industria cartiera e mobili di vario genere. Capito. E mi hai detto che la coltivazione che occupa più superficie aziendale qual è? Ma sostanzialmente è quello cerealicola, dove andiamo a alternare soprattutto mais, grano, e a volte inseriamo anche altre rotazioni, come quest'anno le bietole, i girasoli, con però magari estensioni un po' minore. Fa un po' da padrone il mais in certo. Questa zona. Infatti in questo periodo ho potuto girare un po' all'interno dei campi dell'azienda, ho visto che state trebbiando il mais e state trebbiando anche il riso. Esatto. Dimmi un po' che varietà di riso seminate e come sta andando in generale, se hai già qualche dato, perché vi dico ragazzi che hanno iniziato a trebbiare oggi praticamente, quindi magari i dati non ne abbiamo di freschi, però insomma in generale come sta andando, dimmi un po'. Allora, per il riso ecco, interessante perché facciamo alcune varietà diverse, c'è una parte selenio, ci sono vari tipi di CL, ma in particolare da qualche anno ci siamo rifocalizzati un po' sul Carnaroli,
anche perché è forse il primo prodotto sul quale cerchiamo di avanzare un po' in un discorso di filiera completa e quindi abbiamo fatto un lavoro, una parte del Carnaroli che produciamo sostanzialmente lo facciamo anche lavorare, diventa riso e lo portiamo fino alla commercializzazione, quindi fino all'utente finale. Quindi un lavoro impegnativo, certo. Diverso dal lavoro che facevamo prima, da un lato stimolante e dall'altro però appunto ci ha fatto capire quanto è diverso e difficile anche occuparsi di quello. Certo, quindi diciamo che col vostro prodotto dal campo arrivate fino sugli scaffali dei supermercati, della grande distribuzione, col vostro marchio, col vostro Carnaroli in questo caso, giusto? Corretto, è proprio così. Questo tra l'altro l'abbiamo fatto quando, parallelamente alla nostra attività qui con l'azienda agricola, abbiamo anche iniziato un'attività più in ambito informatico, di cui parliamo dopo, però appunto ci ha fatto capire, o meglio, ci ha confermato che comunque il cliente apprezza sapere quello che compra, è pronto a pagare anche forse un prezzo leggermente superiore se sa cosa effettivamente sta comprando, e l'idea è quindi quella di, diciamo, rendere tutto trasparente questo processo, non solo trasparente ma anche certificarlo in qualche modo, e quindi di fare veramente, dare evidenza in un supermercato di tutto quello che è successo prima nella catena produttiva per avere quel prodotto sullo scaffale. Poi infine, per quanto riguarda le coltivazioni dell'azienda, parliamo del mais. Appunto, prima ti ho chiesto come sta andando circa. Ho visto delle belle pannocchie, ho visto delle belle coltivazioni. L'annata è stata sicuramente buona e favorevole, sì, con le precipitazioni, però ho visto del mais veramente ottimo dal mio punto di vista, anche in terreni appunto non irrigati. Quindi, esatto, qui è una zona boccata, sono terreni fertili, soprattutto quelli che visti tu, che è un appezzamento importante di 65 ettari. Penso che però comunque dobbiamo fare un grosso lavoro anche per portare finalmente acqua, che avremmo la possibilità di fare, e dobbiamo farlo per aumentare e soprattutto stabilizzare questa produzione che deve essere un po' tutti gli anni come quest'anno hai visto. Certo, quindi abbiamo parlato bene o male delle coltivazioni, poi mi ha detto che fate anche sorgo, barbabietole, comunque sono cose più marginali rispetto, corretto, a riso, mais e pioppetti che occupano la maggior parte della superficie. Allora, una cosa che sicuramente chi ci sta guardando gli interesserà parecchio sono questi due mezzi che abbiamo alle spalle, due mezzi storici, un G240 alla mia sinistra e un 180-90, tanto amato, diciamo, storicamente in Italia. E insomma, la vostra azienda è ovunque parte uno si giri, è veramente un pezzo di museo, di storia. Adesso magari, insomma, se arriviamo a un bel numero di like facciamo vedere quello che c'è là dentro, perché è tutto top secret, là ci sono dei mezzi veramente... Prossima volta che vengo a farmi un giro qua. Però insomma, principalmente Ford, Fiat e... Sì, buona. Adesso sostanzialmente tutto ricade adesso su quello che è New Holland adesso, un po' per una passione di mio padre, un po' per una vicinanza con un grosso concessionario che c'era qui, un po' perché sono prodotti sicuramente validi. Anche lì c'è un lavoro da fare, cioè noi ci vogliamo indirizzare verso, ecco, anche un modo nuovo di fare agricoltura. È chiaro che, come tante cose in agricoltura, sono molto capital intensive, come si dice, quindi tutto assieme non si può fare. Certo, e insomma, mezzi parecchio old school che però fanno le loro ore, fanno il loro lavoro. Non voglio chiedere se ci sono tanti danni in questa macchina, perché sennò dopo la sezione commenti la incendio, faccio delle battute sui Fiat perché non è il mio marchio preferito, quindi faccio delle battute a volte un po' pesanti, ma mi limito, insomma. No, noi siamo soddisfattissimi. Molto soddisfatti, insomma. Rotture, sì, così, sì, via? No, direi gestibili, no, veramente gestibili. Cioè, effettivamente queste probabilmente erano ancora un'epoca di trattori che non diventano vecchi, o meglio, che non diventano inutilizzabili. Ecco. Certo. Hanno una durata di vita estremamente lunga, e anche se appunto penso che siamo arrivati al momento in cui c'è una nuova generazione di macchine agricole che arriva sul mercato che porta qualcosa di diverso, ecco, in questa macchina. Certo, sicuramente benefici nei consumi, nei tempi ridotti di lavorazione, di mezzi nuovi, e però comunque ragazzi, adesso a parte le battute, i mezzi agricoli si usurano, sono sottoposti a grandi sforzi, quindi qualsiasi marchio sia, inutile fare battaglie, guerre, purtroppo sono soggetti a usure e forti usure, qualsiasi marchio sia. Esatto. E dopo, parliamo infine, vedo un po' di attrezzatura qua, molto... insomma, siete ben attrezzati nei campi dell'aratro proprio, sì. Vedo che effettuate minima lavorazione tutti i giorni. No, qui la minima lavorazione non è ancora entrata,
noto, insomma, posso... Questo è assolutamente chiaro. Beh, un po' dipende anche dal fatto, come ho detto prima, che abbiamo comunque tante tipologie di colture, quindi certo, dobbiamo essere pronti a tutto. Ci sono arati per i tappeti, ci sono arati per cereali, quindi questo è una parte della spiegazione, un po' una parte anche una passione di mio padre, comunque, che era, si estendeva su tutto qualsiasi cosa fosse, diciamo, di carattere agricolo. Sì, adesso quando interrompo la mia lavorazione nella mia azienda, vengo, esatto, qua a scegliere un arato, perché veramente c'è un'ottima scelta. Se li mettete in vendita, penso che, esatto, fate un bel mercatino. Però comunque sono del parere che certe coltivazioni come il riso, il mais, insomma, considerando il grande residuo culturale, le condizioni del terreno, l'arato diventi sicuramente un ausilio spesso valido e quasi insostituibile. Adesso parole grandi, però comunque, insomma, se ne può parlare ovviamente sempre nei commenti. Detto questo, parco macchine old school, però sicuramente adesso parleremo con tuo fratello della parte tecnologica dell'azienda. Parco macchine old school, però, che è stato con appunto tutti i vostri strumenti di X-Farm, insomma, parco macchine che ha avuto sicuramente un progresso tecnologico, un avanzamento, un tracciamento. Appunto, mi parlavi prima di tracciabilità del vostro riso che va sugli scaffali, dopo ne parleremo con tuo fratello Matteo. Però insomma, bello step tecnologico all'interno dell'azienda, sensori per il controllo dell'acqua, per il controllo degli insetti all'interno del vigneto, sì, eccetera, eccetera. E insomma, ultima parte che ti chiedo, vigneto, non ne abbiamo parlato, piccolo mi ha detto Matteo, insomma... Piccolo accessorio, e devo dire, ecco, che penso che dobbiamo anche concentrarci nella parte di lavoro dove abbiamo il know-how, dove possiamo migliorare. Penso che non sarebbe giusto dedicare troppa energia a quella parte. Per ora facciamo l'uva, la vendiamo, e per più, questo, in questo momento non... Una produzione familiare, mi ha, esatto, detto Matteo. E di che varietà? Proprio per noi, per... Barbera, sostanzialmente. Barbera. Bene, direi di parlare appunto, bene, di questa tecnologia con il tuo fratello Matteo. Ti ringrazio tanto per il tempo che mi hai dedicato. E penso che abbiamo fatto contenti diverse persone, diversi utenti che guardano i video, amanti dell'aratro, del 180-90, di tutti questi mezzi che hanno fatto la storia dell'agricoltura italiana. Appunto, direi di parlare con tuo fratello Matteo. Eccoci qua con Matteo, il secondo fratello, insomma, il terzo c'è, ragazzi, non ve lo faremo vedere, prossima puntata appunto vi facciamo vedere anche il terzo, esatto, fratello, no, però diciamo che gestisce anche il tuo terzo fratello, che, certo, si chiama Marco. Marco appunto gestisce di più la parte agricola, esatto, giusto? La parte operativa. Ok, allora siamo qua con Matteo, parliamo di tecnologia nel contesto aziendale. Mi avete visto sul canale, utilizzo parecchi sensori di X-Farm, sensori di umidità, l'X-Sense per quanto riguarda il tracciamento delle precipitazioni e di tutti gli altri dati. Appunto, qua nasce tutto, qua nasce X-Farm, appunto tu sei il titolare, anche il titolare di X-Farm, sì, oltre che di questa azienda, e appunto diciamo che questo è un grande campo di beta testing dei vostri prodotti prima che vengano commercializzati, giusto? Questa azienda ne fa pieno utilizzo di questi sensori. Esatto, in tutte le forme, sia nella parte di sensori, sia nella parte gestionale, che è un po' la parte dove è nato X-Farm, quindi riuscire a gestire un'azienda tra la parte operativa, quindi dalla parte di appezzamenti, la parte di catastro, la parte di magazzino, quindi tutti gli aspetti operativi di un'azienda. Dopodiché è evoluta su tutta la parte sensori che in parte conosci e che in parte, come dici tu, qua testiamo in tutte le forme, quindi sia quelli soggetti per l'irrigazione, per la previsione delle malattie, quindi sono diverso il, diciamo, il raggio molto ampio di utilizzo. Certo, diciamo. E appunto, io non ho potuto provare gli X-Water, che sono, sì, i sensori per quanto riguarda il livello delle risaie, esatto, dei canali, appunto per l'irrigazione. Non li ho potuti provare, li ho visti, molto interessanti, perché, cavoli, una risaia, la gestione del livello dell'acqua è importantissima, voi appunto fate tanto riso, e quindi veramente molto interessante. Anche la trappola per quanto riguarda il monitorare gli insetti all'interno di un vigneto o di altri contesti, veramente molto interessante. Quindi complimenti appunto per questa progettazione di tutti i sensori e di tutto quello che è X-Farm. E appunto, ragazzi, qua avete il chiaro esempio che, come vi avevo detto in passato, anche quando abbiamo parlato dell'app X-Farm, è un'app che nasce da agricoltori per agricoltori, perché tu in primis sei un agricoltore che poi si è evoluto a X-Farm. E appunto, diciamo, la domanda così proprio, sì, fuori contesto, cos'è che ti ha spinto a ideare X-Farm? Da dove è nata? Raccontami un po' la storia. Sì. Beh, il tutto nasce tendenzialmente per essere più efficienti. Anche l'esempio che tu hai fatto del sensore dell'acqua del riso, non è una cosa che tu devi monitorare ogni secondo, però il fatto che ogni giorno tu devi andare a monitorare appunto se i livelli sono corretti, se ci sono state delle rotture, e questo costa magari un'ora al giorno per tutto il periodo della stagione del riso. Se tu questo lo riesci a gestire da remoto e ricevere un'allerta solo quando c'è il problema, diventi efficiente. Quindi tutto nasce da una problematica,
quella era quella del riso, quindi il controllo dell'acqua, invece di fare il giro tutte le mattine, riceve un'allerta quando c'è un'anomalia. Quindi siamo andati a, da un problema abbiamo cercato una soluzione. Il tutto è nato principalmente per tutto quello, anche la domanda PAC, diciamo tutta la documentazione, che comunque un'azienda agricola non è poco. Certo, poi su 700 lavoro. Ettari vorrei dire, esatto, la gestione, anche ricordarsi ma qua ho piantato quella varietà, insomma. Esatto, non solo, sono due aspetti, uno è ricordarsi dove le hai messe e quindi fare poi comunque tutto, diciamo, chiamiamolo il brogliaccio, quindi tutta la documentazione necessaria, ma soprattutto quando tu devi pianificare la nuova cultura, se tu hai uno strumento che ti aiuta velocemente a vedere le culture storiche, quindi gestire correttamente la rotazione, pianificarle, fare un budget, quindi simulare un budget, chiaramente è tutto un altro modo di approccio che andare in un modo, diciamo, più improvvisato. Quindi tutto questo strumentazione ti aiuta a essere più efficienti e pianificare in modo migliore. In ultimo, io voglio raccontare un aneddoto che mi ha raccontato il tuo direttore marketing. Si può dire? Sì, sì, beh, al massimo la tagliamo, insomma, okay. non è un problema, okay. Oppure censuro tutto il pezzo di video esatto. E base, teniamo il segreto anche di quello. E a 100.000 like lo diciamo. Certo, 100.000 mi sembra un traguardo. No, comunque, mi parlava che avevate una specie di, cioè, di X-Farm analogico. In un ufficio, una grande mappa della zona in cui andavate a evidenziare le cose da fare, tu vai qui, tu vai là, e quindi penso che sia nato anche da questa cosa l'esigenza di avere una piattaforma come X-Farm. Assolutamente sì, il punto è sempre l'efficienza, il fatto di avere tutto su una mappa, quindi devi essere qua per guardarla, avere i fogli dei mappali, i famosi fogli A3, A2 con tutti i catasto, era sicuramente un modo per farlo, ma sicuramente c'è stata un'evoluzione e quindi la tecnologia ce lo permette, tutto questo adesso è finito in un'app e quindi sul telefono io questa mappa me la porto sempre dietro, poi te la faccio vedere, così vedi com'era in passato, ma il fatto che adesso tu riesci a farlo dalla tua app in modo molto più efficiente e con anche numerosi vantaggi che puoi avere col digitale. Io appunto nel mio contesto aziendale utilizzo X-Farm già da più di un anno e appunto la domanda che volevo farti, perché è gratuita questa app, cioè nasce gratuita, che poi abbiamo parlato anche dei vari moduli premium, certo, eccetera, però di base nasce gratuita offrendoci già tanto, certo. Veramente complimenti anche in questo, perché abbiamo un quaderno di campagna validissimo, gratuito, totalmente gratuito, una gestione di campi gratuita, dei macchinari gratuita, insomma. Di solito vedo sempre che il gratuito è sinonimo di diffidenza, da certo. Parte soprattutto di questa nicchia, sì. Che appunto vediamo il prodotto gratuito è inferiore a quello che costa. Sì. E quindi, insomma, spiegami perché avete deciso di avere questa partenza gratuita che poi si va a evolvere, certo, nei vari moduli premium. Beh, diciamo che è un po' collegato un po' alla genesi, no, di X-Farm, è nato qui in azienda e una volta che l'abbiamo creato abbiamo visto appunto il vicino ha cominciato a utilizzarlo, un altro agricoltore ha cominciato a usarlo proprio in questa zona e ho capito che cominciavano a usarlo e mi sembrava un processo naturale quello, quindi il fatto di incominciare a usare qualcosa, guadagnarsi la fiducia alla fine di quello che poi di potenziare un cliente è un approccio corretto in agricoltura, quindi riuscire a farlo utilizzare, valutare come dici tu che le funzioni effettivamente ti danno valore, quindi ti sei guadagnato la fiducia di quello che può essere il tuo cliente e se poi lui è disposto a acquistare o andare avanti sul processo di, diciamo, di vendita o di contrattazione si può fare. Però questo spirito iniziale, poi io sono agricoltore quindi mi faceva piacere il fatto che i vicini lo usavano e questo approccio l'abbiamo continuato anche dopo ormai 5 anni e continuiamo a tenerlo. Chiaro, quindi mi dispiace, dovevate essere vicini di Matteo per avere tutte queste cose, magari qualche sensore passa anche ai vicini. Dai, vabbè. Comunque ti ringrazio molto per il tuo tempo e insomma qua abbiamo finito l'azienda agricola Vanotti. E vi ringrazio appunto tutti i fratelli per l'ospitalità, per il vostro tempo, ci mancherebbe e niente. Grazie a te della visita e alla prossima. Eccoci ragazzi alla fine di questo viaggio. Io spero che questo video, che questa serie, questa idea vi sia piaciuta. Se è così, condividetela con i vostri amici, mi raccomando, lasciate un like per supportare la serie. E detto questo, io non ho nient'altro da dire, hanno già parlato le immagini fin troppo, abbiamo fatto interviste, abbiamo ripreso i mezzi agricoli e continueremo su questa linea, quindi andare a riprendere realtà italiane interessanti per ora. Detto questo, seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio.